Questa norma, penso che i deputati di maggioranza che l'hanno proposta e che si accingono a votarla, abbiano la consapevolezza che sta segnando una svolta dal punto di vista storico non solo nel nostro ordinamento, ma anche per la qualità della nostra democrazia. Chi mi ha preceduto ha detto in maniera puntuale quali possono e saranno le conseguenze, ma è bene ricordarlo. Pensiamo agli operai della Whirlpool, una battaglia che ha coinvolto famiglie che con angoscia hanno visto cadere la possibilità di avere una tranquillità economica e non solo i lavoratori e le lavoratrici ma figli e familiari hanno occupato le strade. Penso agli operai dell'ex Silva che hanno occupato le strade, penso a tantissime battaglie. Fatte in nome della difesa del lavoro che hanno occupato le strade per rivendicare un diritto, tra l'altro costituzionalmente eh, tutelato. Bene, oggi la vostra risposta alle crisi sociali di questo paese è il carcere. E questo è quello di più drammatico di cui vi state rendendo responsabili e che segna una svolta nel nostro Paese dal punto di vista della trasformazione del nostro ordinamento in una natura drammaticamente illiberale e anche dal punto di vista della qualità della democrazia. Eh, signor presidente, mi rivolgo per suo tramite per ricordare ai deputati della Lega quando insieme al loro leader Matteo Salvini occupavano le strade in Valcamonica per tutelare il lavoro degli operai della riva di Ceverno occupavano e Salvini diceva sarà solo l'inizio, bloccheremo l'Italia. Siete degli irresponsabili, cambiate idea, calpestate la democrazia, i diritti sociali, ve la prendete con i più deboli, con i più giovani e depenalizzate i reati in questo Paese che come sapientemente qualcuno prima di me ha detto, che riguardano i colletti bianchi, dall'abuso di potere, abuso d'ufficio, fino ai reati che sono settamente legati a quelli di corruzione. Vi dovete fermare, perché quello che sta state Facendo è un qualcosa che non attiene alla sicurezza del Paese. È silente il Ministro Piantedosi rispetto ad aumenti della microcriminalità e della criminalità nel nostro Paese. Ve la prendete con i più deboli su aspetti che non riguardano assolutamente il tema della sicurezza, ma rispetto alla crisi sociale. E ambientale del nostro Paese, voi quello che pensate di dare è il carcere. Ecco la svolta illiberale, anche di natura urbaniana, su che state seguendo in questo Paese. Fermatevi perché quest'Italia non merita questa svolta.